Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, in questo secondo giorno della novena meditiamo sull'efficacia dell'intercessione di San Giuseppe. San Giuseppe è invocato per tutte le grazie, in modo particolare per la casa, per il lavoro e per il pane quotidiano. Come si prese cura della Sacra Famiglia, così si prende cura di tutti i cristiani. Che a lui ricorrono. Il patriarca Giuseppe nell'Antico Testamento era stato venduto agli Ismailiti e da questi agli Egiziani. Certamente fu una grande ingiustizia, umanamente parlando, ma Dio si servì di quella umana ingiustizia per un progetto di misericordia. Infatti, come abbiamo meditato pochi giorni fa, dopo una serie di disavventure. Giuseppe divenne un personaggio molto importante in Egitto e in tempo di carestia a chi domandava pane per mangiare il faraone diceva andate da Giuseppe. E fu proprio Giuseppe poi a salvare i fratelli giunti in Egitto in cerca di grano e a beneficarli. È una storia molto commovente che ci insegna come non ci sia nessun avvenimento nella nostra vita che non possa essere volto al bene. Il patriarca Giuseppe prefigurava San Giuseppe, lo sposo di Maria Vergine e padre putativo di Gesù, che provvede magnificamente e benefica tutti quelli che a lui ricorrono. Così chi necessita di qualche grazia deve rivolgersi a San Giuseppe. È come se Dio dicesse a ciascuno di noi: andate da Giuseppe. San Giuseppe aveva nelle sue mani i tesori più preziosi di Dio, ovvero Gesù e la Vergine Maria. E così Egli ha nelle sue mani le grazie di cui abbiamo bisogno. Ci sono stati dei santi particolarmente fiduciosi nell'intercessione di San Giuseppe. Uno di questi è stato San Luigi Orione e egli stesso racconta: "Agli inizi, in momenti in cui non avevamo pane, non avevamo niente e fu San Giuseppe a venirci incontro. Però solo quell'anno pareva che il caro San Giuseppe non volesse venirci in aiuto". Venne infatti il mese di marzo ed eravamo in grande bisogno di denaro, momenti molto penosi e ci raccomandavamo molto a San Giuseppe, che è invocato come amministratore, meglio come provveditore delle case, così come fu provveditore della Sacra Famiglia. Invece di venire gli aiuti, venivano i creditori a farsi pagare. Io non me ne potevo proprio liberare. Un giorno eravamo proprio senza niente, si era all'antivigilia della festa. Il portinaio viene su di corsa e mi dice: C'è un signore che vuole parlarle. Ma chi è? Un creditore? Non lo conosco. Scendo le scale in fretta e mi trovo davanti a un signore modestamente vestito e con una barbetta bionda quel signore mi dice lei è il superiore qui c'è una somma e tirò fuori una grossa busta allora gli chiesi se dovevamo dire delle messe c'è qualche beneficenza da fare no no rispose non c'è niente c'è solo da continuare a pregare io non l'avevo mai visto mi guardò un istante e salutandomi con un inchino se ne partì in fretta. Avrei voluto trattenerlo, ma quella presenza e quelle parole mi avevano come incantato. Quel signore fece alcuni passi, uscì dalla porta, scese il gradino, ma poi non lo si vide più. Si mandarono immediatamente due ragazzi in cerca di lui, ma inutilmente. Venne poi Monsignor Novelli e gli si raccontò ciò che era successo e gli disse È San Giuseppe, è veramente San Giuseppe che ha voluto confortarvi. Noi in verità sempre si credette che fosse San Giuseppe, questo fatto si è tramandato sempre in riconoscenza a San Giuseppe per quella provvidenza straordinaria. Confidiamo dunque in San Giuseppe e non resteremo mai delusi. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera. Ricordati, O oh purissimo sposo di Maria Vergine, o oh caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì avere alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando, o San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della beata Vergine Maria di San Giuseppe, suo castissimo sposo, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.